finalmente torniamo all'analisi dei personaggi dei cartoni animati. Dato che mi sono accorta che praticamente la totalità dei video di Cartoon Joe parlavano della Disney, ho deciso di lasciare spazio invece a un'altra casa di animazione che io amo tantissimo, ovvero la DreamWorks Animation. I cartoni della DreamWorks mi piacciono tantissimo, o almeno io sono molto molto legata ai cartoni che andremo a vedere oggi. Mi sono resa conto, scorrendo la lista, che molti di questi non li ho visti, perciò ho intenzione di recuperarli e più avanti, non so quando, quindi non mi voglio porre limiti, vi dirò quello che ne penso. Andremo ad analizzare in particolare i loro protagonisti. Voglio parlarvi dei protagonisti cercando di capire qual è il messaggio che con la loro personalità, il loro carattere e via dicendo vogliono lanciare allo spettatore. Il primo lungometraggio che andiamo ad analizzare, o meglio il primo protagonista che andiamo ad analizzare, è Zeta di Zeta la formica, cartone del 1998 che ho già portato sul canale qualche video fa, ve lo lascio qua sopra. Zeta è una formica operaia che vuole però fare qualcosa nella vita. Lui continua a dire per tutto il film: io non voglio essere un'insignificante formica, io voglio fare qualcosa per cui essere ricordato, voglio fare qualcosa per me, voglio essere quello che mi sento di essere, nessuno mi deve imporre ciò che io devo essere solo perché è così, punto. E credo che questo sia un messaggio molto molto chiaro che il protagonista lancia al suo spettatore. La scelta di parlare di formiche è molto utile perché le formiche hanno una società molto rigida e molto ben strutturata, o almeno questo sappiamo dalla biologia di base che ci viene insegnata. Zeta, di conseguenza, ha il dovere di essere conforme alle regole sociali della sua società, ma allo stesso tempo non vuole farne parte, coglie la palla al balzo quando gli viene proposto dalla vita appunto di cambiare vita. Quindi questo credo che sia il grande messaggio che Zeta lancia al suo spettatore, ed è un grandissimo messaggio che va inteso secondo me in senso anche molto ampio. Bisognerebbe prendere questo cartone e riportarlo nella realtà. In seguito abbiamo due protagonisti di due lungometraggi molto molto belli, molto molto memorabili. Uno uscito sempre nel 1998 e l'altro uscito nel 2000, che sono Il Principe d'Egitto e Giuseppe il Re dei Sogni, che vedono come protagonisti appunto Mosè e Giuseppe. Su questi due film non mi posso e non voglio esprimermi perché andrei a prendere una posizione religiosa, e quindi è una cosa che io assolutamente non voglio fare, però posso dire che questi due protagonisti, per quanto fedeli secondo me a quello che viene riportato nella Bibbia, abbiano delle caratteristiche umane, e questa è una cosa secondo me molto importante quando si parla di religione, che il lato umano dei protagonisti delle vicende della Bibbia sia comunque leggibile e visibile. Arriviamo a un cartone che io adoro tantissimo e che con mio fratello guardiamo sempre quando non sappiamo cosa vedere, che è La strada per il Dorado, che vede come protagonisti Tullio e Miguel, inseparabili amici molto molto diversi tra di loro. Miguel è alla ricerca dell'avventura, di far sì che la sua vita non venga sprecata all'insegna della quotidianità, insomma dell'abitudine, delle stesse cose. Invece Tullio non ricerca tanto l'avventura quanto, essendo una persona più pratica, la ricchezza che lo farà vivere come un nababbo per tutta la vita. Entrambi sono due giovani uomini forti comunque, perché fortemente vanno a ricercare il loro obiettivo e alla fine in un modo o nell'altro lo trovano entrambi, più o meno, però in una maniera diversa da come se l'erano aspettati. Miguel la sua avventura la ottiene, però allo stesso tempo si rende conto che le proprie abitudini sono quello a cui lui tiene di più in assoluto. Mentre Tullio, che cerca la ricchezza, scopre che la vera ricchezza non è il denaro o comunque l'oro, ma gli affetti e quindi le persone a cui si affeziona nella vita. Il bel messaggio che lanciano Tullio e Miguel è: tu puoi avere un obiettivo nella vita, ma devi essere disposto a lasciarlo andare per qualcosa di meglio. Un altro cartone che mi piace molto, uscito nel 2000, proprio come il Dorado, è Galline in fuga. Cosa si può dire di Gaia? Gaia, che è la gallina protagonista. Prima di tutto c'è da dire che Galline in fuga prende ispirazione da un altro film, e quindi le vicende narrate sono praticamente una sorta di parodia del film da cui prende ispirazione. Ma parlando del personaggio di Gaia, che è un personaggio forte e che anch'esso, come Zeta che abbiamo visto prima, non vuole stare al suo posto. Le galline devono covare le uova, produrre uova, mangiare, produrre uova, mangiare, produrre uova, e devono rassegnarsi al proprio destino di essere un giorno
mangiate. Giustamente Gaia è consapevole di questo, ma non si arrende all'evidenza, non si arrende al suo destino. Da sola, con le sue forze, ma soprattutto con la speranza che Rocky, il gallo che piomba nel loro pollaio così all'improvviso, le regala, dandole ulteriormente una motivazione per scappare ed andarsene. Gaia è un bellissimo personaggio perché è un protagonista femminile molto forte che non si arrende al fatto di essere una femmina, non si arrende al fatto che lei è una gallina e quindi il destino delle galline è quello che è, non smette mai di sperare in un mondo migliore, non solo per sé ma anche per le sue compagne, perché nulla vieta Gaia di prendere e andarsene da sola, ma resta fedele al suo posto solo per il bene delle sue compagne, perché non pensa solo a sé, ma pensa a tutta la comunità. Il motivo per cui Gaia fa fatica a staccarsi è che non riesce fino in fondo a convincere le sue compagne a scappare insieme a lei, o non riesce perlomeno a trovare un modo per portar via tutti insieme. Quindi il messaggio che lancia Gaia è: non dimenticare le tue origini, fai sì che però queste origini non ti ancorino al passato e a quello che la società vuole che tu sia. Fai in modo che se la società non vuole accettare un cambiamento, sii tu stesso il cambiamento che vuoi della società. Arriviamo a un caposaldo della DreamWorks che è Shrek. È uscito nel 2001, a seguire sono usciti gli altri tre film che lo vedono come protagonista. Shrek lancia una fortissima critica alle favole disneyane, quello poco ma sicuro. E proprio per questo ha avuto tutto questo successo. Ma qual è la morale che ci lancia Shrek stesso? Shrek stesso è un orco, consapevole di essere un orco ed è felice di essere un orco. Deve anche prendere atto del fatto di non piacere a nessuno. Lo sa e piuttosto che accontentarsi di adeguarsi a quello che gli altri vogliono che lui sia, quindi buono e coccoloso, preferisce mascherarsi dietro questa facciata da orco che la gente gli impone, che gli fa indossare, aspettare il momento giusto e la persona giusta per poter essere se stesso completamente. Il messaggio che lancia Shrek è: non è necessario andare alla ricerca della persona perfetta, perché per ognuno c'è una persona perfetta che, per quanto per gli altri non sia una bella persona, per quanto per gli altri non sia il canone di bellezza estetica e interiore, è perfetto per te. Non soffermarsi alle apparenze e far sì che il tuo cuore ti guidi verso il tuo destino. Nel 2002, l'anno successivo, esce Spirit, cavallo selvaggio, che vede protagonista appunto Spirit. È un leader perché è un personaggio forte e quindi la gente, o meglio i suoi cavalli, i suoi compagni cavalli, si affidano a lui. E lui ha delle responsabilità, è felice di avere delle responsabilità e ha delle responsabilità non solo verso il suo branco ma anche verso se stesso. Vuole rimanere sempre fedele a se stesso, lui non si vuole far domare da nessuno, nessuno lo può imbrigliare a meno che non lo decida lui. Cede alla curiosità e questa cosa lo fa finire dalla padella alla brace, praticamente lo fa finire in guai seri, guai grossi e cose molto molto spiacevoli per un cavallo con questo carattere. Ma allo stesso tempo, da solitario che era, piano piano questa avventura lo porta ad aprirsi verso le persone, ad aprire il suo cuore e a non diffidare di chiunque non conosca, perché a volte quando cediamo un pochino alla fiducia, nel dare fiducia ad una persona che non conosciamo, a volte, rare volte, succede che queste persone ci si rivelano molto meglio di quanto noi ci aspettassimo a primo acchito, insomma. Spirit dà un forte messaggio di determinazione, determinazione nel voler ritornare a casa, c'è un fortissimo senso di voglio la mia felicità, ma voglio condividere questa mia felicità con coloro che mi hanno cresciuto, che mi hanno fatto diventare quello che sono. Abbiamo poi nel 2003 Sinbad, la leggenda dei sette mari. Sinbad è un pirata non cattivo, assolutamente non cattivo, ma che fa il suo interesse. Fondamentalmente è un egoista che fa il suo interesse e il personaggio di Sinbad fa un percorso di crescita attraverso se stesso, il suo passato e il suo futuro. Rimane fedele, personaggio che si è costruito volente o nolente. Ha voluto abbandonare una vita di agi per dedicarsi alla pirateria per poter sfuggire il più lontano possibile dai suoi sentimenti e dal suo cuore. Infatti Eris, la dea della discordia, va da lui proprio per questo, perché è consapevole che lui in fondo abbia un animo nero, come lo dice
come dice lei. Ma quello che Eris non si aspetta è che in qualche modo Sinbad torni sui suoi passi per lasciar perdere i suoi obiettivi personali ed egoistici, cioè di fare ricchezze fino a potersi permettere una vacanza eterna ai Caraibi, per qualcosa di meglio, qualcosa di più grande, ma non per aspettarsi qualcosa in cambio, non per aspettarsi una sorta di ricompensa o cose del genere. Al contrario, lo fa solo e unicamente per amicizia. E la morale che lancia Sinbad è: puoi ottenere quello che vuoi, non sei costretto a far del male e ad essere subdolo ed egoista per ottenere quello che vuoi, anzi, un piccolo gesto di umanità e di altruismo magari ti può regalare la cosa più grande che potresti desiderare nella vita. Nel 2005 inizia, per poi avere una fine più avanti con il suo terzo film, la saga di Madagascar, che vede come protagonisti Alex e Marty, che sono rispettivamente un leone e una zebra, che sono migliori amici. Un controsenso vivente, perché sappiamo benissimo che fine fanno le zebre che diventano amiche dei leoni, ma loro, essendo cresciuti in uno zoo, appunto, non sono consapevoli che Alex per natura dovrebbe mangiarsi Marty. Sono anche loro, come coppia, come vediamo in Tullio e Miguel, due personaggi completamente diversi. L'uno che cerca qualcosa per cui vivere tranquillo per tutta la vita, che è Alex, invece Marty vuole ritornare alle origini, lui vuole tornare in Africa, vuole ritornare con le altre zebre, non vuole sentirsi l'unico. Questo lo porta poi a fuggire per cercare un posto migliore o comunque un posto dove andare a vivere. Ritornando poi agli istinti primordiali, Alex si trova in un conflitto con se stesso. Dovrà scegliere tra l'essere un leone oppure l'essere Alex, l'amico di Marty. È un sacco di tempo, a dire il vero, che io non guardo Madagascar. Vi chiedo di prendere con le pinze quello che dirò adesso, perché potrebbe non corrispondere assolutamente alla storia, ma credo che il messaggio molto semplice che vanno a lanciare Alex e Marty sia: non importa quale sia la tua natura, non importa quanto tu sia diverso da un'altra persona, ma se vi lega una fortissima amicizia, nulla potrà separarvi. Nel 2008 esce Kung Fu Panda, che dà inizio appunto alla saga di Kung Fu Panda, che vede protagonista il panda Po. Quante volte ho detto panda in questa frase? È un personaggio che non rispetta assolutamente i canoni del guerriero classico e tradizionale, anzi, lui sogna di diventare un guerriero, ma nessuno ha fiducia in lui, nessuno pensa che, figurati, un panda grasso grosso e senza una minima attitudine a fare il guerriero non potrà mai sicuramente diventarlo. E invece quello che dimostra Po è che con la determinazione alla fine puoi raggiungere il tuo obiettivo, alla fine combattendo senza dare troppa importanza al proprio fisico, al proprio essere interiore, che comunque anche il carattere di Po lo ostacola un pochino in questo suo percorso per diventare un guerriero vero e proprio. Alla fine tu potrai diventare quello che vuoi, basta crederci. Nel 2010 esce Dragon Trainer, che dà inizio alla trilogia, vede protagonista Hiccup, il figlio del capo di una tribù vichinga, che però non c'entra un cavolo con gli altri, ma non perché sia più forte, non perché sia più determinato, ma semplicemente perché, al contrario, lui non ha intenzione di combattere, non ha nessuna attitudine a combattere, non ha il fisico da vichingo, probabilmente non otterrà nulla dalla vita, o almeno gli altri hanno aspettative molto molto basse nei suoi confronti. Hiccup dimostra che non c'è una sola via per rapportarsi con gli altri, non c'è una sola via per crescere e diventare forti. Si può diventare forti in tanti modi, non necessariamente essendo superiori agli altri, imponendo la propria superiorità agli altri. Anzi, con l'umiltà, la tenacia e anche una buona dose di altruismo e buon animo, comunque si può diventare molto più forti di tutti gli altri e soprattutto distinguersi dalla massa. In ultimo, un cartone animato che io ho adorato tantissimo, nel 2012 esce Le 5 leggende. Il film di cui andiamo a parlare ha come protagonista Jack Frost. In realtà poi alla fine i protagonisti sono tutte Le 5 leggende, appunto, ma in particolare noi vediamo la storia di Jack Frost. Ha un passato difficile da affrontare ed è per questo che ha in un certo senso congelato il suo cuore per evitare di soffrire ancora. Lui però non è che ha congelato il suo cuore e si rassegna al suo ruolo. Lui vuole rimanere se stesso, ma allo stesso tempo vuole fare qualcosa di utile per gli altri, almeno fa un percorso attraverso la storia che
vediamo sullo schermo, per il quale all'inizio è un personaggio molto egoista, al punto da essere completamente disinteressato a fare del bene agli altri, alla fine però si accorge che quel poco che Jack Frost fa per gli altri in realtà può essere tantissimo, ed è proprio Jack Frost che fa tornare la speranza nei bambini e soprattutto li fa tornare a credere, perché effettivamente nei bambini basta veramente poco, basta un fiocco di neve per farli tornare a credere in qualcosa di magico, che qualcosa di magico e di buono esista nel mondo. Credo che sia tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, se ho detto cose giuste o sbagliate, comunque con dignità fatemi sapere la vostra. E soprattutto ditemi da quale cartone iniziare di quelli che non ho nominato della DreamWorks Animation. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, io vi leggo sempre molto volentieri e vi rispondo sempre. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e se conoscete qualcuno a cui possono piacere questi cartoni e può piacere questa mia personale analisi, condividete il video su tutti i vostri social. Se vi piace questo canale, questo video, questo format, insomma tutto quello che faccio qua su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video il 1° di luglio con il consueto appuntamento wrap up e TBR di inizio mese. Invece il prossimo Cartoon Joe sarà il 16 luglio. Un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!